E questo cioè come ti è venuta in mente, insomma, questa cosa qua? Questa è una tecnica antica del 5-600, solo che nessuno faceva più questo tipo di lavoro, che si chiama anamorfosi. Allora, questo tipo di lavoro si chiama anamorfosi. È una tecnica del 5-600, praticamente un'evoluzione della prospettiva. È solo che da tantissimo tempo nessuno faceva più anamorfosi. E a me è piaciuto molto riprendere la vecchia tecnica e ne ho fatte una serie, tra cui questa di Calcata. Invece Questo. i ritratti sono del 72, quando nessuno faceva questo tipo di intervento. Praticamente, sta Vai, registrando, vai, vai. io raffiguro degli emarginati, barboni, fricche, poveri poeti, eccetera, come anticamente raffiguravano i principi, i regnanti, i mercanti. Cioè, hai capito l'operazione, no? No, questa è Perciò nella loro potrei grande. definirla giustizia sociale storica Bravo, nell'arte. come giustizia sociale, diciamo, e nella loro. Come si può dire? No, Naturalezza. nella loro nobiltà interiore più che nobiltà esteriore, no? E ognuno è praticamente nei propri panni. Questo è Giasone, un barbone di Campo dei Fiori era, e lui è quadrifallico. Ti spiego perché. Qui c'è un cilume che volendo è fallico, poi c'è il fodero della chitarra che è fallico. Nella chitarra c'è un altro fallo vestito greco. Non escludo che lui era di origine greca. E quando andai a prenderlo a Campo dei Fiori per fargli questa foto, lui aveva in testa questo sottoelmo, che lui mi ha detto, lo levo? No, no, io ho detto lascialo, che è perfetto per questa cosa. Perciò lui praticamente è curiosamente Che quadrifallico. poi diciamo, è anche diciamo, una forma che è stata usata liberamente nella storia, che non Sì, era un tabù, no? Giusto, è una parte anatomica del certo. corpo, anzi che non Sì. c'è E nessuna lui poi censura, no? Giusto, questo qua lui dovrebbe morì d'eroina. essere. Ah, questo ci Abitava dispiace. vicino Campo dei Fiori in una casa diroccata e l'hanno trovato con un libro nel petto morto d'eroina. E uscì la foto sul Messaggero, pensa, Questo diciamo come forse fosse quasi il primo morto d'eroina di quei tempi. perché Con la foto in prima pagina, l'inconsapevolezza pure dell'uso delle droghe tante volte perché questo. Oppure le personalità diciamo sarebbe un altro psicologiche, ecco, discorso capito, sì, questo. cioè forse la fragilità psicologica dell'individuo, Questo ecco. era Gigi Joint. E allora, con lui c'è stata una cosa particolare. La prima mostra di questi ritratti l'ho fatta a Milano. Siccome a Milano mi vennero addosso con la macchina, dovetti andare a denunciarla ai carabinieri. Sempre Quando siamo i andati alla carabinieri. caserma dei carabinieri, io e Gigi Joint, si faceva chiamare Gigi Joint, e ci presentammo con il capitano dei carabinieri, che curiosamente si chiamava Spinelli. Ah, Allora tu immagina le risate che ci siamo fatti tra voi. noi quando l'ho presentato. Gigi Joint, Capitano Spinelli. No, quelle cose Cioè, no, così. ma magari voi, per voi era ironico, bisogna vedere se Sì, l'ironia invece l'aveva capita era. quello là, il capitano. Non lo Non lo so. Però sa. sono venuti tutti a vedere la mostra, devo dire, I poi. carabinieri? Sì. Ah, beh, questo cioè, No, siccome gli meno ho detto che stavamo barlume. facendo una mostra, era Ma a abbastanza a Milano? Quindi lui è un Milano. artista o è il No, soggetto ma artistico? accompagnava Ah, me, mi stava certo, dando una come un mano. soggetto Per artistico. portare i pezzi. Ah, che poi è invece diventato un soggetto artistico dopo, quindi. Sì, Gigi Joint. Fantastica, una storia sempre, insomma, Siamo nel che 72, lo quella vedo, mostra a Milano, i cioè, primi mesi del 73, che è insomma. Poi un. l'ho esposto un po' in tantissime parti. Era questa mostra oppure era. Questi Ah, ritratti, però in tutto sono più di quindi lui 20. era già un soggetto del Sì, ritratto. sono più di 20 questi qua.
guardi. Intanto facevo pure una ripresa mentre qui che vedo quelle sono proprio scalfite col piccone, io credo, cioè, sul tufo, questo c'è. È una grotta di tufo, chissà quanti schiavi ci saranno morti qua. No, lascia degli schiavi. Non c'erano schiavi qua. Ah, dici c'erano no. No, però insomma era per dire che oddio, certo. Per dire in alcune epoche, cioè nel Medioevo c'è stato gli schiavi. Sperando bene. Questa invece è sempre calcata Questo è un basso, lavoro, un basso rilievo. Su calcata, un basso rilievo. Marmoreo. C'è anche l'altra parte. Ah. In due modi diversi. Questa parte è incisa, l'altra è a rilievo. Fantastica. Praticamente questa è la stessa del quadro. Sì. Quello sì. Di là è il dietro. Tra qui e l'altra parte c'è tutta calcata praticamente. Quindi e questo diciamo che ci ha nascosto di dietro, che magari artisticamente hai voluto trasmettere. No, la cosa interessante è che io questo lavoro l'ho chiamato da questo lato lapis philosophorum, pietra filosofale. Sì. Dall'altra, a rilievo, l'ho chiamata filosofia lapidorum, una pietra filosofale e l'altra filosofia delle pietre, perciò identificando calcata come pietra filosofale. Certo, e poi questo mi fa diciamo pure ripensare rispetto al filologico della giustizia sociale storica, che mai per esempio nell'impero avrebbero diciamo poi fatto un bassorilievo di un paese minore. E infatti quindi, non abbiamo trovato una raffigurazione di calcata prima di quelle che ho fatto io. Ecco, e quindi c'è nel senso... Anche di acquaforte, io ho fatto le prime acquaforti, perché di tanti paesi trovi qualche acquaforte, ma di calcata mai trovata una... Che poi, insomma, calcata c'era in epoca arcaica, era Narce, no? Cioè, c'era, insomma, Narce, sì, comunque Narce c'era... Sì, è la collina di fronte, comunque non sappiamo il nome, però, insomma, cioè, era chiamata Narce, insomma. E le cose di qua, archeologiche del tempo dei Felici e degli Etruschi, stanno anche al British Museum a Londra. Io ho fotografato una vetrina dove ci sono cose. Sì, questo purtroppo perché hanno trafugate nell'Ottocento. Cioè, parecchi inglesi. Così. Diciamo che. Negli anni 50 hanno lavorato qua a scala. Ah, anche negli anni 50 e 900, però diciamo il forte diciamo dei dei trafugamenti c'è stato nell'Ottocento anche. Diciamo che i trafugamenti sono stati continui. Sì, cioè, hai ragione. Continui hai ragione. No, io perché penso a Torlonia, capito? Nel senso. Cioè Torlonia, insomma. Forse solo lui. E qui purtroppo un macello perché c'è sempre qualche lavoro in corso. Qui ci avevamo questo è il pozzo dei desideri, è diventato. In realtà era un butto dove gli antichi buttavano l'immondizia, le ossa, i piatti rotti. Ce l'hai trovati? Sì, ho trovato dei vecchi piatti rotti, chiaramente. Medievali? Sì. E quindi non c'è... Quando l'ho svuotato, insomma. Ah, e quindi di resti, quando l'hai svuotato, i piatti rotti e basta? Diversi pezzi. Di ceramica medievale? Celesti, si vede che era una prerogativa del feudo, insomma. Quindi medievale, diciamo. E poi è diventato Pozzo dei Desideri. Questo si presume che era un tempietto al tempo dei Falisci. Qui siamo in area diciamo culturale, diciamo legata all'ambiente falisco che era Fale di Civita Castellana. Adesso diciamo invece un... Poi qui ci sono altre due, se vuoi mi prendere. Sì, come no. Vedi, c'è qualche altro ritratto anche. Fantastico. Anche io l'ho fatto, però i miei non li ho esposti qua. Ah, il tuo proprio autoritratto? Sì, due, non fatti. Questa che tecnica è? È fotografica, Ah! Ma la cosa interessante era questa, farli fotograficamente. E lei chi è, diciamo? Che storia c'ha questa? Lei è Tania, era una ragazza russa. Ah. Questo è Sergio Lombardo, un artista. Che sembra proprio un ragazzo medievale. Bravo, sembra anche Lorenzo un po' di bravo. Invece lui c'è più invece indiano. Giulio Catalano, un artista, critico d'arte, che ah. Pure lui è morto. Ah, mannaggia.
Questo è sempre... Questa è una cascata notturna, Ah, con la fantastico. luna piena. Fantastico questo. Bellissima, una rosa rossa. E là che c'è scritto che è una cosa... Rosa Ah. Scarabeo Giancarlo Ah. Croce, 1980. Chiaramente gioco sul binomio Rosa Croce. Il Ah. mio cognome è la Rosa, e lo Scarabeo sta dentro. Ah no, in questo No, caso non c'è. non c'è. Questo Comunque, invece che è? oddio, questa è una scultura cinetica di un artista tedesco, Che che prima. prende pezzi dalle vecchie tecnologie e si Ah, inventa delle macchine fantasiose, fantastico. giocose, eccetera. Quindi questa parte qui, se c'entra va bene, se no è come vuole. Quale? No, perché intanto mica voglio dire. Questo del murale si racconta e poi. Sulla musica cantata, lei è mia figlia. Ciao. Come si chiama? Cristina. Cristina. No, papà, Ciao. finivamo con. Abbiamo fatto un'intervista della web TV che trasmettiamo sul giornale sulla storia della musica di Carcara, un Bello, documentario. tutta la E memoria quindi. di... Se vuoi. Sì. Allora, a Roma non Sì, c'era un scusate, volo. ti saluto perché devo scappare. Ciao. Ciao. Ci vediamo in piazza dopo? E io devo andare a Ah, Roma. Ciao. ok. Come si può mettere la luce bene? Praticamente a Roma non c'era un murales vero e proprio. Così mi è venuta l'idea di fare un murales. Quando ho trovato questo spazio, dietro, qui siamo dietro gli archi di Porta Portese, Ponte Sublicio, Cavalieri di Malta e ex carcere minorile, tanto per dare la Sì, no, ma locazione. pure diciamo per... faccio un attimo là c'è la data, porta Il portè. 74. Sì, sto facendo pure le automobili perché oggi diciamo a Roma ci stanno un sacco di murales, ma qui stiamo a parlare con la storia, insomma, di chi Sì, è stato proprio lì. il primo. Ecco. C'era solo il piccolo dipinto a Tordinona dell'asino che vola. Prima di questo qua, però un murale grande, vero e proprio no. E così chiesi il permesso al comune di Roma perché lo spazio è del comune. Questo spazio qua è l'antica casina del Dazio, quando c'era ancora il Dazio, quando entravi dentro Roma, Nello Stato uscivi. Pontificio, insomma. E E così c'erano quattro piani di impalcatura, eh. quindi c'era questo in collaborazione col Comune di Roma. Sì, Non l'hai fatto ho autonomamente, dovuto chiedere, no, l'idea è stata mia, ma ho dovuto chiedere permesso. Dopo questo sarà da stimolo, no, per tanti... Niente, sono passati quasi 40 anni per arrivare ai murales, alle Ostiense, a a Formarancia, Tormarancia, eccetera, sì, di eccetera. oggi. Adesso c'è un Ma problema... 40 anni di repressione, diciamo, anche militare. sotto certi aspetti, no, per dire come vanno No, le dopo. cose, no? No, l'assurdità, insomma, di... Invece qua questi oggetti scultura sono di Costantino Morosin, uno scultore che vive qui a Calcata, veramente bravo, che ha fatto anche le cose in tufo che hai visto girando per il locale. Ah. Tutte quelle in tufo, Anche anche diciamo. quelle che stanno giù, Ah. visto un grande uovo, Sì. cioè. Solo che i cinghiali alla fine mi hanno talmente distrutto tutto che mi hanno smontato proprio. Quindi l'orto quando sei Però arrivato. dopo 30 anni che ho fatto orto, di tutto ho fatto. Qua è spontaneo, insomma, cioè. Qualunque coltivazione l'ho provata, poi quella che andava meglio ho continuato. Ma io ho fatto funghi là sotto. C'è presente l'ipogeo giù? Un periodo ci ho fatto i funghi, i champignon. Venivano Come no, anche troppo, alla fine ho regalato il mezzo paese.
devo aggiustare quella luce. La scala è bella anche da sotto a su, la prospettiva fantastica. Sì, no, è fantastico, questo c'era nel senso. E poi era che poteva essere quello dal punto di vista. Ovviamente non si sa, una tomba. No, perché a Cascata Quassù non c'erano tombe, erano tutti intorno. Poteva essere un tempio. Un tempio sotterraneo, certo. Come quello è un tempietto pure. Quindi un luogo di culto, diciamo, pre-arcaico. Ai tempi falisci, proprio questo masso era un luogo di culto. Sì. Ah, questo diciamo pianoro qua a Calcare. Ancora oggi, tu pensi, tanti posti nel mondo sopra Meteoroli, l'Acropoli, e sopra c'è sempre un luogo sacro. Certo. Perciò anche Calcata, a modo suo, era un luogo sacro. Anche se comunque il tempio è stato trovato anche sotto le rode, no? Però pensa che qui Calcata era più abitato. Dipende da che epoca, qui stiamo parlando, insomma, cioè, abitato tutto parliamo comunque, cioè, anche fino a un millennio prima di Cristo, insomma, che potevano non starci manco i falisci, era anche dell'epoca. I falisci erano i locali, perciò c'era. Ma la cultura etrusca poi ha assorbito un po' tutto. Questo dopo, però diciamo, io parlo quindi nel millennio prima di Cristo, non c'erano i falisci. I villanoviani. Bravo. Periodo villanoviano. Bravo. Della cultura del ferro. Bravo. Cioè, ma qui ci hanno abitato da prima ancora. E infatti c'è, nel senso, è questo la preistoria. Le prime grotte che hanno abitato, perché era un buon rifugio Calcata, essendo arroccato, sono le grotte all'esterno, perché erano quelle che ricevevano più aria e luce. E hanno trovato dei reperti preistorici? No, perché poi loro le hanno abitate, le hanno usate. Ah, quindi... Perciò quello che c'era a quel periodo è andato... Però insomma, noi sappiamo che dal punto di vista archeologico, dal punto di vista archeologico, il nucleo, diciamo, di Narce, che chiamano oggi Narce, era, diciamo, culturalmente già attivo prima dei falisci, anzi forse è un riferimento anche... La zona, probabilmente già 20.000 anni fa, qualcuno già la praticava. Io, diciamo... Per dire 20.000, sai che oggi sì, 30 è abbastanza complesso. Certo. Anche quando c'era il paleo, perché qua poi diciamo che nell'epoca geologica pleistocenica, mo ci stiamo avventurando nella storia, prima diciamo dell'era, quindi geologica pleistocenica, quando diciamo c'è stato l'eruzione dei vulcani, qua hanno identificato... Ma questo è frutto di E infatti, però precedentemente lo indicano come alveo del paleo Tevere, che ha scritto pure sui cartelli. Quindi il Tevere drenava, diciamo, le acque. All'antico corso del Tevere era il Treia, questo fiume qua. Ecco, questo qua. Sembra che sia l'antico corso del Tevere. Sì, e questo è il Paleo Tevere, per questo, perché praticamente hanno ritrovato i geologi delle stratificazioni di sedimenti, di roccia praticamente che veniva dall'Appennino, che voglio dire, nel senso, diciamo, verso il Tirreno, e hanno stabilito che, voglio dire, questo poteva essere, diciamo, il corso antico del Tevere. Io chiuderei, non è semplice, insomma, però dire, c'è una scultura di... È frutto di quell'epoca vulcanica che ha determinato certo. Poi il lago di Sarzano, certo. Il Treia, questo. Lignano, eccetera. Questo è il Treia. Rimanendo sul calcare, io chiuderei, diciamo, con la scultura di Costantino, che è quella, diciamo, poi... Sì, anche per il tronetto di Costantino. Accendo la luce, anche di guardare. Prendi in alto, però lascia perdere il divano, che purtroppo ho messo sta sedia per non farsi te, perché si è rotta qualche doga. Ecco, chiuderei con questo, che insomma prima abbiamo fatto una rappresentazione maschile, invece questa descrivicela, insomma. Cioè, questa senza descrizione. Sono lavori degli anni Ottanta questi di Costantino, Senza parole, insomma.